Questa è la Fontana Luminosa, luogo deputato ad accogliere, insomma, tutti quelli che arrivano in città. Bene o male si lascia l'automobile qui, ci sono negozi che hanno riaperto, c'è una banca, c'è più di un istituto assicurativo, ci sono dei bar e ci sono poi i locali di Piazza Regina Margherita. Però insomma salta all'occhio l'obbrobrio che abbiamo alle nostre spalle, che è una tenda sì che ha ospitato una chiesa, una tenda chiesa, lo potete vedere anche dal crocifisso, ma il sacerdote Don Francesco Leone ha ottenuto la sua chiesa all'interno del castello, ma la tenda, lasciatemi dire, anche beduina a questo punto nel deserto, è rimasta qui sporca, lercia e dotata all'interno di, insomma, di materiale che è stato abbandonato. Ci sono panche, magari per pregare, non so, messali e soprattutto vaschette di cibo abbandonate. La tenda è davvero lercia, ma lercio è anche il tappeto in cui poggia la tenda, dove non c'è più asfalto e come potete vedere regna la sporcizia. Chiaramente padre Francesco Leone molto attento all'ambiente, molto attento a questi particolari, insomma poteva anche prendersi cura, quantomeno sì, ho utilizzato la tenda fino a un certo punto, poi la mettiamo a posto, la chiudiamo e facciamo in modo che venga spostata o addirittura utilizzata in questi giorni di emergenza anche dai terremotati dell'Emilia, ai quali magari servirebbe. Certo, la tenda deve essere sistemata, però non finisce qui, venite con noi. Dalla tenda beduina ci spostiamo nella casetta nella casetta alpina, ecco, fa anche rima. Anche qui magari si può pensare che possa essere servita, non so, a sagrestia da parte del sacerdote. E venite con noi, venite a vedere, perché alla fine, insomma, uno si chiede cosa sta a fare quest'altro obbrobrio oramai completamente sfondato dalle intemperie e da quello che è accaduto 3 anni fa, perché immaginiamo possa essere stata posizionata 3 anni fa. Se seguite la telecamera di Elisabetta Di Giorgio, entriamo dentro la casetta in Canada, vedete, è completamente apribile, quindi insomma magari si possono rifugiare qua dentro insomma le tante persone che la notte hanno bisogno di ricovero. La puzza è assolutamente insostenibile, all'interno ci sono delle tavole di legno, c'è del cemento, ci sono rifiuti, ci sono armadietti. Ora viene lecito anche pensare che possa essere servita magari alla parrocchia, allo stesso sacerdote che prima si trovava nella parrocchia di San Pietro a Coppito come appoggio, voleva farne un allargamento della chiesa. Anche qui la situazione è disastrosa, perché come vedete anche dall'erba altissima e dal degrado, insomma, fa veramente male vedere in questa aiuola che doveva servire quantomeno come accoglienza, come bel vedere della città, lasciatemi dire, insomma, il degrado è tangibile a tutti gli effetti. Ultima parte di questo angolo veramente brutto, ve la facciamo vedere adesso. Sembra una scalinata del metro, uno dei metro più, delle fermate dei metro più degradate di una grande città. E invece, insomma, è la scalinata che unisce Viale Gran Sasso appunto con questo angolo orribile che abbiamo visto, dotato di tende e di casetta di legno. Se ci seguite vedete il degrado, le scale insomma sono veramente messe male, però insomma la cosa che salta all'occhio sono le luci che sono state tutte completamente distrutte, quindi la notte non è possibile neanche avere della luce. Scendiamo e poi chiaramente, come da costume e come spesso accade, l'interno è stato preso di mira dai cosiddetti writer che hanno insomma bisogno di sfogo, così come dicono quelli più attenti. Vi abbiamo fatto vedere l'ingresso della Fontana Luminosa, così come ve lo abbiamo mostrato. Dunque chiediamo a chi di competenza, magari allo stesso sacerdote, di attivarsi, così come ha fatto in maniera costante e pressante, peraltro avuta la chiesa all'interno del castello, di fare in modo che questa orribile, puzzolente, degradata e abbandonata tenda venga portata via e venga assolutamente smantellata l'orribile casetta rimessa attrezzi, definiamolo così, che è veramente uno scempio per l'ingresso alla città. Dalla Fontana Luminosa, Matilde Albani per l'editoriale online. E tutto quello che abbiamo detto, che ho detto, è avvalorato dal fatto
di quello che ha detto il sindaco recentemente, dell'ordinanza, vale a dire il decoro, le siepi e tutto quanto. Ora, caro sindaco, giustamente, insomma, dovresti anche considerare situazioni come quella che abbiamo alle nostre spalle.